che Quinzio ci parla del Vangelo, ci parla della parola di Dio. Io sono convinto che indubbiamente sia questo la forza di questo libro di Quinzio, ma un po' di tutti i libri di Quinzio, che vorrei ricordare brevemente. Nel 1958, se non sbaglio, il diario profetico, poi il cristianesimo dell'inizio e della fine, il commento alla Bibbia in 4 volumi, che è un po' la summa del suo pensiero, che se si vuole capire il pensiero di Quinzio bisognerebbe leggere. Poi è La fede sepolta, Dalla gola del leone, e poi altre opere come L'incoronazione, L'impossibile morte dell'intellettuale, Monoteismo e ebraismo, e tante altre che in questo momento mi sfuggono. Quinzio collabora con i giornali a diffusione nazionale come La Stampa, come ha collaborato almeno con il Giornale Nuovo, con il Messaggero, e basta. Adesso lascio la parola a Sergio Quinzio. Dunque, io desidero innanzitutto ringraziare il professor Corino, perché non solo per le parole di questa presentazione così lusinghiera per me, ma perché veramente venendo ad Asti mi sono trovato la sorpresa di molti giovani e di molti non giovani che mi fanno domande, che mi chiedono qualche cosa, che evidentemente hanno trovato qualcosa nei miei libri, e questa è la ricompensa forse più gradita che può avere uno che ha dedicato la propria vita a scrivere dei libri. Quindi ringrazio veramente proprio questo gesto di amicizia che mi consente di venire questa sera qui a parlarvi, e ringrazio loro che sono venuti attratti da un tema così poco facilmente riconoscibile nel senso dell'attualità, nel senso delle cose di cui si parla più facilmente. Per me è importante che ci siano molti che abbiano interesse a domande di questo genere. Quali domande, in definitiva? Le domande circa l'esperienza di dolore che fa l'uomo, e le domande circa l'eventuale o non eventuale possibilità o impossibilità di liberazione o di redenzione dalla sofferenza. Io, anziché presentare il mio libro dicendo nel mio libro c'è scritto questo o nel mio libro c'è scritto quell'altro, vorrei cercare di spiegare, di mettere in luce qual è l'orizzonte religioso, perché io dichiaratamente sono cristiano e cattolico e mi muovo nell'orizzonte della fede cristiana e cattolica. Vorrei cercare di rendere conto, di spiegare, di chiarire qual è l'orizzonte in cui io pongo queste domande circa il dolore, circa la pietà, circa la morte, circa la possibilità di redenzione. E vorrei fare questo contrapponendo due modi religiosi. Voi sapete che adesso c'è questo fenomeno imponente che viene variamente denominato, ma che soprattutto si chiama il fenomeno del ritorno del sacro. Cioè un mondo che sembrava totalmente aver lasciato alle spalle il passato religioso dell'umanità, un mondo che sembrava totalmente secolarizzato, laicizzato, il mondo che posso ancora ricordare io quando ero ragazzo. Era un mondo in cui la religione sembrava ormai essere alle spalle, qualche cosa che apparteneva alle epoche remote, alle epoche ingenue, infantili, giovanili dell'umanità. Ebbene, noi in questi ultimi anni, e la presenza di tanti giovani qui sembra confermarlo, siamo tornati a prendere sul serio la domanda religiosa. C'è un ritorno di interesse per il sacro. È un ritorno che si manifesta in moltissimi modi, e cercheremo di vederli. Però mi sembra che si possa notare questo, che il ritorno del sacro o il ritorno al sacro, che attrae oggi tanti, si svolge più nel senso di un'attrazione esercitata da certe religioni di tipo filosofico orientali, il fascino dell'Oriente, che non nel senso di un ritorno alla tradizione biblica, cristiana e cattolica. Questo credo che sia il dato di partenza, il dato dal quale partire. Per esempio, se noi pensiamo al fenomeno della voga attuale dell'astrologia, degli oroscopi, questo evidentemente è qualcosa che non si collega alla nostra tradizione religiosa occidentale, ma si collega piuttosto al fascino di queste religioni esotiche, queste religioni orientali. L'India esercita un fascino enorme su molti giovani, addirittura c'è il fenomeno, e c'è stato fino a qualche anno fa in maniera vistosa, il fenomeno di molti giovani che dall'America, dall'Inghilterra, dall'Europa continentale vanno in India, vanno ai piedi di questi santoni indiani, vanno alla ricerca di qualche cosa.
Bene, io direi che in questo ritorno di interesse per la religione si possa vedere soprattutto un ritorno a un tipo di religione che non è propriamente quella della nostra tradizione biblica, ma è quella piuttosto della tradizione orientale. Naturalmente, quando si tocca un tema come questo, non si può evitare di dare soltanto degli accenni, non si può esaurire o approfondire l'esame di un fenomeno di questo tipo. Per intanto, di questa attrazione, vorrei dire una cosa breve per connotare questi due diversi mondi religiosi. E per fare questo mi rifaccio a una distinzione che ha messo in luce Mircea Eliade, il grande storico delle religioni, comunemente riconosciuto come il più grande storico delle religioni viventi, quando contrappone due tipi di religione. Le religioni di tipo cosmico e le religioni di tipo storico, che sono caratterizzate fondamentalmente da due modi diversi di concepire il tempo. Cerco di spiegarmi in che modo per chi non l'avesse visto in Eliade. Ora, ci sono delle religioni come le religioni orientali e come il paganesimo, per esempio il paganesimo greco, in cui l'uomo, più che vivere nella storia, vive nel cosmo. Il tempo, in questi casi, si configura come un tempo, dice Eliade, circolare. Cioè, il tempo delle cose che accadono in natura è un tempo ciclico, è un tempo che si riavvolge continuamente su se stesso. Non ha un'origine e non avrà una fine, come i giorni si succedono eternamente, le stagioni, le generazioni, una generazione viene, una generazione va, questo è il tempo ciclico, un tempo chiuso su se stesso. Invece le religioni di tipo diverso, le religioni storiche, sono caratterizzate da un tipo di tempo diverso, che è il tempo storico, cioè un tempo che non è ciclico, non è chiuso su se stesso, non ritorna all'eterno ritorno, non ritorna eternamente su se stesso, ma parte da un'origine, il momento della creazione, e arriva a un termine con la fine, con l'escaton, con la fine di tutte le cose. Questo tempo lineare è il tempo storico. Bene, tanto gli uomini antichi vivevano nel mondo del cosmo, anche perché vivevano inseriti nella natura, non nella città fatta dall'opera dell'uomo. Tanto viceversa, l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo, l'uomo come noi siamo, è un uomo che vive nella storia. Noi siamo abituati a vivere le nostre giornate aspettando quello che succede domani, la lettura del giornale, la televisione. Abbiamo questo senso che non è tanto importante per noi quello che sempre ritorna, il giorno, l'anno, la generazione, ma è importante quello che accade nel tempo storico, nel tempo che la nostra esistenza è un'esistenza storica, non è un'immersione nei ritmi della natura. Ebbene, adesso si verifica questo fenomeno, che l'uomo storico che noi siamo viene attratto profondamente da quello che era l'antico mondo della religiosità cosmica con i tempi ciclici. Naturalmente questo avviene in modi diversi, adesso farò riferimento a due esempi, premetto questo, se si volesse fare un po' di storia di questo interesse degli occidentali per le religioni dell'Oriente, per il paganesimo, non si finirebbe più, perché si comincia con Voltaire, si va attraverso l'idealismo tedesco, Schopenhauer che citava il professor Corino, perché naturalmente non possiamo fare tutta questa preistoria, limitiamoci a considerare oggi questi atteggiamenti di un uomo che vive nella storia. Quando dico storia intendo dire speranza politica, impegno sociale, queste sono le realtà della storia moderna con le quali siamo stati a contatto. Ebbene, adesso c'è una specie di stanchezza per questa realtà e c'è un ritorno o un tentativo di ritorno ad antiche religioni di tipo cosmico. Adesso nei due esempi che io accennerò, così, uno riguarda questa esigenza di ritorno al paganesimo greco, questa idea del ritorno di Pan, il ritorno degli dei, da Nietzsche si può nominare. E un altro esempio invece lo farò per quello che riguarda il ritorno al mondo dell'India, al mondo di questi archetipi estremi, di queste remotissime religioni orientali. Apparentemente le cose sono discordanti, ma in realtà fra questi due mondi, quello greco da una parte e quello indiano dall'altra, orientale dall'altra, c'è una profonda identità. Cito una frase del gesuita De Lubac, che nel suo libro Aspetti del buddismo dice in fondo l'India, questa Grecia eccessiva. Cioè, in effetti, questo tempo cosmico, di cui ho cercato di dare brevemente un'idea, caratterizza sia il mondo indù, il mondo indiano, sia il mondo pagano, greco e greco-romano.
e a questi due mondi, entrambi cosmici, entrambi con un tempo ciclico, si contrappone invece la religione storica, il tempo lineare, che è un tempo che ha origine nella Bibbia, perché la Bibbia ci propone questa idea di un inizio con la creazione e di una storia nella quale Dio si manifesta all'uomo. Dio dà la sua legge a Mosè, Dio libera dall'Egitto, Dio fa entrare nella Terra Santa, Dio libererà il suo popolo fino alla fine del mondo. Queste due, questa storia, questo senso della storia legato a una concezione di un tempo lineare è il tempo biblico, ma è il tempo che sottende tutta la cultura moderna, perché tutto il mondo moderno vive in un orizzonte storico e non in un orizzonte cosmico. Spero che questo sia chiaro. Ebbene, dicevo, in questa situazione comincia ad emergere in maniera evidente un'esigenza, un'istanza, un progetto di ritorno degli dèi. Io cito qui una pagina di un autore che si chiama James Heilman, un uomo della mia età, 55 anni, è uno psicologo americano che ha pubblicato due libri dall'editore Adelphi, uno si chiama Saggio su Pan e l'altro si chiama Il mito dell'analisi. E chi è venuto in Italia, ha tenuto un seminario a Firenze nello scorso ottobre intitolato Anima Mundi, il ritorno dell'anima al mondo. In sostanza cosa dice, perché possa essere più immediatamente comprensibile? Dice, rimprovera praticamente alla rivelazione biblica, alla rivelazione cristiana, questa deprivazione dell'anima del mondo. Cioè, prima l'uomo antico, che viveva nel cosmo, concepiva il cosmo come qualcosa di divino, come qualcosa di permeato dalle potenze divine. Dietro la fonte, dietro l'albero, dietro l'onda, c'era la naiade, c'era la ninfa, c'era questo senso di una natura divina, una forza divina che muoveva la natura. Ebbene, la tradizione biblica, il cristianesimo, e attraverso il cristianesimo il mondo moderno, dice questo autore, ma altri con lui, questo è soltanto un esempio, ha in definitiva distrutto, allontanato l'anima del mondo, ha concepito il mondo semplicemente come uno spazio vuoto, senza niente di divino, che l'uomo non deve venerare, nel quale l'uomo non deve inserirsi in atteggiamento meditabondo, in atteggiamento contemplativo, ma è semplicemente un mondo da conquistare, da dominare. E appunto questo Heilman spiega in questo modo la nostra insofferenza di fronte a un mondo che sentiamo votato alla catastrofe proprio perché l'abbiamo ammazzato, perché imputa il cristianesimo, e dietro al cristianesimo il mondo moderno, di avere ucciso l'anima del mondo, di avere espropriato l'anima del mondo. Dice, fantasie di catastrofe ci vengono in mente con insistenza annunciando la fine del mondo. Infatti è vero, se ne parla molto. Basta pensare alla fantascienza, ai film di fantascienza. Ma noi dobbiamo chiedere proprio a queste fantasie qual è il mondo che sta giungendo alla sua fine. Ebbene, proprio il letteralismo delle fantasie suggerisce una risposta. Esse realizzano la visione apocalittica cristiana e realizzano fin troppo alla lettera la dottrina di un mondo già dichiarato morto dalla tradizione occidentale e alla cui autopsia ha presieduto il pensiero scientifico fin da Newton e Cartesio. Non so se è chiaro. Prima il mondo era divino, questa rivelazione biblica, vedendo il mondo soltanto come libero spazio in cui l'uomo autonomamente, senza limiti, compie la sua opera, realizza se stesso, in qualche modo ha ucciso l'anima del mondo. Ma un mondo che non ha più anima è perciò stesso un mondo destinato a morire. È un mondo che non può far altro che decomporsi e morire, perché non è più sostenuto da una presenza divina. Infatti proprio questo mondo è stato oggetto delle autopsie fatte dalla scienza. La scienza lavora sul mondo, studia come uno scienziato studia un cadavere, cioè non ha più il rispetto per un qualcosa di vivente, ma semplicemente ha un cadavere da esaminare e da studiare davanti. Le fantasie della fine letterale del mondo annunciano la fine del mondo letterale. Il mondo morto oggettivo, un mondo senza più anima. In questo senso, le fantasie di catastrofe riflettono un processo iconoclasta della psiche che vuol mandare in frantumi questo idolo meccanico e senza anima che è diventato il mondo.